Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati dalle vacanze oppure per chi sta partendo, buone vacanze! Io intanto continuo con i miei video e oggi vedremo insieme il video degli acquisti che ho fatto con i saldi. Ok, allora parto subito col dirvi che io non acquisto mai con i saldi. Questa è stata un'eccezione grandissima ed è successo perché si è accumulato tutto nel periodo dei saldi, quindi ho avuto la fortuna o sfortuna, non lo so comunque, di avere cose vecchie o cose rotte che dovevo comunque riacquistare nel periodo dei saldi estivi. È successo che comunque ho fatto dei buoni acquisti, secondo me e per me, quindi adesso li vediamo insieme. Il primo video, pezzettino di video che vedrete sarà un video in cui parlerò, non mi vedrete, perché è stato fatto un po' di tempo fa, il regalo è già stato dato, infatti è un acquisto che ho fatto per un regalo, per una mia amica, un regalo di compleanno, e ovviamente l'ho filmato perché volevo farvelo vedere, però il resto del video sarà con me che vi presento le cose che ho qui dietro. Partiamo subito. Eccoci qua, e questo è il portafoglio che ho acquistato su Zalando per il compleanno della mia amica Silvia. È un portafoglio della Tommy, è in tessuto blu elettrico e ha ricamato la T e la H, proprio il simbolo del marchio. E all'esterno abbiamo anche la T e la H in oro. L'interno è un colore blu notte, quasi nero, ha i classici scomparti per le tessere e per il portamonete e ha scritto anche all'interno Tommy. Ok ragazzi, allora, visto il portafoglio che ho regalato alla mia amica per il suo compleanno, proseguirei con gli acquisti che ho fatto su Zalando e vi faccio vedere anche il mio portafoglio, perché il mio attuale portafoglio era in condizioni disastrose, poi ve lo farò vedere magari in una foto qua. E ho comprato lui. Portafoglio sempre di colore viola di Calvin Klein, che ha appunto questa la C e la K di Calvin Klein incise, la scritta nera, c'è su ancora il cartellino, ovviamente è completamente nuovo e lo sto prendendo anche adesso, tutto nero dentro. Ha i suoi scomparti classici per le tessere qua, la zip per le monete, e questi qua vabbè sono da togliere, togliamoli subito così si vede meglio. Soldi non ce ne sono, ed è così, molto molto carino. Ah, togliamo anche questo. Ok, allora, questo portafoglio, come quello per la mia amica, l'ho comprato sempre su Zalando, pagato 38, scusatemi che ho qua i prezzi, ecco, 38,99 €, costava 64,99 €. Mi sembra molto carino. Rieccoci, scusate che ho cambiato un attimo postazione per problemi logistici / Chloe. Vi faccio vedere l'altro acquisto che ho fatto su Zalando e sono queste scarpe, queste sneakers di Pepe Jeans, che sono fatte in questo modo. Allora, sul lato qui abbiamo la P di Pepe, sono totalmente in pelle bianca e hanno le cuciture, queste qui, tutto in rosa antico. La parte dietro ha questa parte metallica sempre rosa antico e la parte qui invece è color salmone. La parte dell'etichetta è sempre rosa antico con questo ricamo e all'interno c'è scritto Pepe Jeans. Queste scarpe costavano 85 € e io le ho pagate 42,50 €. Passiamo al prossimo acquisto che ho fatto su Zalando. Ed è questo spray viso. Allora, questo spray è uno spray
rinfrescante, di acqua rinfrescante. C'è dentro il cetriolo, non so se si vede, aloe e tè verde. È di Mario Badescu e ha proprio la funzione di rinfrescare un po' il viso. È un'azione abbastanza temporanea e minima, sono onesta, e onestamente sulla mia pelle non riesco a vedere granché di risultato, nel senso che quando lo spruzzo, io lo spruzzo sempre comunque quando sono struccata, mi dà un senso di appiccicume, cioè quando sul viso invece non sono lucida, sono comunque pelle opaca, ecco, quella sensazione di pelle così sudata sembra non è piacevole. Quindi o lo applico male io, molto probabile, oppure non è il prodotto fatto per me. Comunque ve lo posso consigliare, nel senso che se volete provarlo non costa tanto, costava 8,90 euro, io l'ho pagato 6 euro. Passiamo adesso agli acquisti che ho fatto per la casa. Allora, primissima cosa da casa nuova, c'è ancora asciutta, ma cuccata ancora con e il prezzo. La tovaglia, una tovaglia che ho pagato 8 euro e queste, ragazzi, sono le dimensioni: 1,40 m per 2,40 m. Tovaglia per 12 persone. Allora, io a me piace comunque comprarle. Questa è la fantasia. Adesso non l'ho ancora aperta, però non è una brutta fantasia. È in tessuto, nonostante noi siamo solo in tre. Comunque, anche se abbiamo persone a cena o a pranzo, ho una tovaglia anche per le situazioni, insomma, più importanti, ecco, cene o pranzi più importanti. La utilizzeremo sicuramente anche noi e ovviamente la piego, ecco. Non vi so dire, ragazze, però quanto costava prima. Non lo so. Sicuramente era in saldo, ma non so quanto costasse prima, quindi so che adesso costa 8 euro, una tovaglia che comunque di solito costa un po' di più. Sempre da Casanova, vi metto qui la foto, ho comprato questi ghiaccioli rosa, vedete nella foto comunque che ci sono vari colori, sono set da due ghiaccioli a pacchetto, costano 2 euro il pacchettino da due, e ci sono appunto questi colori, io li ho comprati rosa, adesso sono in freezer ovviamente, non aveva granché senso tirarli fuori per questo video, insomma ho messo la foto e faccio prima, così vi faccio vedere anche che ci sono altri colori. Questo che vi faccio vedere è un regalo in realtà, quindi non ho acquistato io, mi è stato fatto da mia mamma, da Zara Home, e non erano in saldo da quello che mi ha detto lei, adesso non so se li trovate scontati o meno, comunque non erano in saldo, se andate sul sito comunque vedete il prezzo, sono dei cucchiaini in vetro, sembrano quelle palette del gelato. In realtà potete utilizzarle anche per il caffè, secondo me sono carine, sono divertenti, tutte colorate, vedete, si sente che sono in vetro e costano 17,90 euro, 17,90 euro, non ricordo adesso il prezzo preciso, comunque vabbè, a me era stato oscurato, però per farvi il video insomma ho guardato, costavano così, sono carinissimi anche con gli amici mangiare, anche un gelato, molto carini, mi piacciono molto. Poi io sono un amante dei cucchiaini strani. Ok, ragazzi, allora proseguiamo con gli acquisti che ho fatto su Casanova, è l'ultimo in realtà, e mi sono lasciata prendere dei cucchiaini. Allora, questo tappeto doccia che è fatto in questo modo, quindi con i classici pallini sopra, morbidissimo, dietro c'è tipo un po' di antiscivolo, è molto carino, classica dimensione, insomma si vede, e l'ho pagato 4 euro e anche di questo non so dirvi il prezzo originale, però per 4 euro non mi interessa onestamente. Passiamo adesso a un acquisto che ho fatto che in realtà non era in saldo, che ho preso su Amazon, ma a cui tenevo tantissimo perché vorrei rifarlo. Sto parlando del
Bullet Journal. Allora, ho preso questo qui, è molto simile, tra virgolette, simile perché poi ha qualche differenza a quello che avevo precedente, è sempre puntinato, non so se si vede con la luce, non lo so, ha sempre le pagine in basso numerate, sono 120 pagine e non è personalizzato, quindi lo dovete personalizzare voi. Questo qui l'ho pagato 4,99 euro. Allora, la diversità da quello che avevo io precedentemente è la grandezza dello spazio tra i puntini. Questo è più largo, però non credo che mi cambi granché. Se vi interessa sapere di che cosa si tratta, che non l'avete mai visto, che comunque vi incuriosisce, farò un video ovviamente. Prossimamente, non troppo prossimamente perché in realtà ci vuole un po' per farlo, però vorrei tenerlo comunque per il tutto il 2024 e ovviamente è da fare prima del 2024, quindi sicuramente sarà un video che farò tra settembre e dicembre. Se vi incuriosisce l'idea, vi assicuro che è interessantissimo. Vi faccio vedere adesso al volo, che non c'entrano molto con i saldi, però li avevo qui e ci tenevo comunque a farveli vedere perché mi piacciono tantissimo. Due regali che mi sono stati fatti, uno da una persona che adesso non c'è più purtroppo, che ringrazierò tantissimo a vita perché è stupendo. E sto parlando di questo, è troppo carino. È la mamma di un'amica di famiglia, anziana ovviamente, era un po' malata e aveva preso questo bellissimo gioiellino che è un portamonete ovviamente, un salvadanaio a forma di cavalluccio dondolo, tutto colorato così, con il codino fatto in questo modo per la Chloe. Bellissimo ricordo. E qui sotto poi ovviamente si apre e togliete le monetine. Grazie. Passiamo adesso a un regalo che ci ha fatto Silvia, che è, per farvi capire, la ragazza che ci ha sposato, me e Jacopo, nel rito simbolico, ecco, non in comune. Ed è questo, ed è l'elfa. Non so se conoscete la storia, ma è stupenda, cioè per i bambini secondo me è meravigliosa e ho intenzione di fare dal 1° di dicembre fino al 25 tutti i giorni qualche storiella diversa per la Chloe, nasconderla da qualche parte. Come vi dicevo è una femminuccia, c'è anche la versione maschile ovviamente. Questa scatola è molto carina, si apre in questo modo, ha i magneti qua. Poi lo aprite e trovate da questa parte l'elfa, è tutta rannicchiata, e da questa parte il libro con dentro proprio tutta la favola della la storia dell'elfa. E è molto molto carina. Ovviamente mi immagino che chi non ha bambini non conosce, può non conoscere questa storia. Comunque brevemente si gioca, è una storia credo americana. Insomma, per intrattenere i bambini nel periodo prenatalizio si nasconde l'elfo e si fanno fare le cose quotidiane all'elfo, per esempio, non so, si nasconde vicino alla carta igienica, nella vaschetta che si fa il bagnetto, a far colazione e in questo modo si intrattiene il bambino facendolo cercare, perché delle volte si nasconde anche. La funzione dell'elfo è quello di controllare i bambini che si comportino bene affinché poi il Babbo Natale, a cui riferirà l'elfo appunto se si è comportato bene o male il bambino, potrà portare i regali. È molto carina come fiaba, insomma, Chloe è un po' piccolina forse, però secondo me il pupazzetto le piace e l'idea di cercarla le piacerà sicuramente. Ho intenzione poi di mettere delle foto su Instagram, quindi di ogni giornata dal 1° di dicembre fino al 25 e vediamo se anch'io sarò abbastanza creativa. Ovviamente prenderò spunto da qualche foto su Pinterest o qualche video su YouTube perché,
sono molto molto carine. Fatelo anche voi se siete interessate per i vostri bambini, soprattutto se avete dei bambini, perché altrimenti per i grandi è un po'. Però è molto carino. Grazie, grazie Silvia, grazie di cuore. Passiamo all'ultimo acquisto, ragazze, che ho fatto all'outlet di Emporio Armani, che si trova qui vicino a noi. Credo sia Vertemate, non sono sicurissima, ma comunque è vicinissimo a noi. Nel caso siete della zona, andateci perché hanno delle cosine molto carine. Ovviamente sono prettamente outlet, ci sono parti della nuova collezione che adesso vi farò vedere. E ovviamente c'è una storia anche dietro questa fantastica borsa. La borsa in questione è lei, adesso ve la faccio vedere. Rido perché vi giuro che è stata abbastanza combattuto l'acquisto, è stato combattuto, sì. Non so se si vede benissimo il colore, comunque è un verdone, è un verde pino. Ha la sua tracolla fatta in questo modo. È nera, sempre con scritto appunto Emporio Armani, giusto per far capire che è stata comprata lì. All'interno delle strisce verde oliva, ha volendo anche solo le maniglie, quindi da portare a spalla, no, a spalla non credo, però in questo modo sicuramente riuscite, e ovviamente la tracolla si può togliere. E dentro è fatta così, quindi si chiude con un solo bottone, ha la parte diciamo di privacy tipo portafoglio, cellulare qua dentro. Il resto potete metterci dentro quello che volete, insomma è molto capiente, dimensione giusta per le mie cosine, è fatta così. E ovviamente anche qua davanti ha scritto Emporio Armani Milano 1981, e anche questa fibietta qua, così. Questa è la borsa che ho acquistato. A me piace tantissimo. Allora, la storia di questa borsa, che cosa è successo? Non so come tenerla per farvela vedere perché è stupenda. Allora, arrivo nel negozio e ve la faccio abbastanza sintetica. Arrivo nel negozio e Jacopo, mio marito, mi chiama e mi dice: amore, vieni, c'è una borsa bellissima. Allora, la guardo, bella, bella, cavolo. Allora, mettila già in cassa, così intanto diamo un occhio al resto del negozio. Lui la porta in cassa, io intanto mi faccio un giro con Chloe nel negozio. A un certo punto torna e mi dice: guarda che la borsa è un po' rovinata sotto. Qua. Io ovviamente ho provveduto, cioè mio marito ha provveduto a colorarmela col pennarello di verde. Quindi forse non si vede tantissimo, però un pochino è rovinata. Però veramente minimo, e era nella parte della nuova collezione, al che io dico alla commessa: senta, ma io a questo prezzo, ovvero 178 euro, prezzo outlet della nuova collezione, non la prendo, ok, perché è rovinata. E lei mi dice: vabbè, se non vuoi questa, prendine, ce ne sono di altri colori. E io le dico: no, scusi, volevo questo colore. Quindi io insisto un po' perché ci tenevo tanto a comprare questa borsa, perché mi piaceva il colore, mi piaceva, cioè è il mio stile. Non costava tanto, infatti quando mi ha detto il prezzo iniziale Jacopo di 178 euro, ho esordito anche dicendo: beh dai, non è neanche tanto. Poi però mi sono un po' impuntata sul fatto che comunque costasse tanto perché la borsa era rovinata. Allora la commessa, un po' dispiaciuta dal fatto che stesse vendendo una borsa della nuova collezione rovinata, allora mi ha detto: guarda, probabilmente c'è stato un errore. Infatti poi ha cercato un po', mi ha detto: ah guarda, questa qui era proprio
Una borsa rovinata, infatti era una borsa messa tra quelli di seconda scelta, quindi ti verrebbe a costare 135 euro. E io ho detto, ah ok, allora così la compro. Torno a guardare le altre cose, poi arrivo a pagare. Sì, non c'è problema. Allora io vado a vedere le altre cose, torniamo in cassa alla fine e la stessa commessa mi dice, guarda, mi dispiace, ma c'è stato un errore in realtà. La borsa è così, il prezzo è quello, è di 178 euro e non possiamo farci nulla. Purtroppo era rovinata. Abbiamo notato che anche le altre della nuova collezione erano un po' rovinate. Purtroppo ci sono arrivate un po' così perché la pelle poi, arrivando insomma dai negozi, così smistata, così si rovina un po'. E io le ho detto: ok, allora nulla di fatto. Cioè, siamo rimaste che o costava meno o niente. Lei poi un po' dispiaciuta perché mi ha visto dispiaciuta, io non ho insistito per acquistarle in realtà, lei ha fatto tutto lei, mi ha detto guarda facciamo una cosa, ti faccio uno sconto, sei abbastanza rara nel senso che non lo faccio per nessuno, ho visto che sei dispiaciuta, mi è dispiaciuto anche della situazione, ti abbiamo fatto anche perdere un po' di tempo perché sei stata in negozio parecchio anche per questa situazione. Perché loro stavano cercando di risalire al vero prezzo di questa borsa, alla fine mi ha fatto un prezzo scontato che aveva lei, probabilmente da dipendente, e l'ho pagata, ragazze, la modica cifra di 118 euro. Io vi giuro, cioè, super contenta, sono uscita contentissima, saltellando perché ho detto: ma io non posso essere così fortunata. Cioè, allora costava 100. E ve la dico tutta, questa borsa l'avevo anche vista in Trentino quest'estate ad Andalo, proprio di quest'anno, e avevo detto che bella questa borsa. Poi avevo visto il prezzo, ragazzi, mi erano scesi i pantaloni perché costava 265 euro scontata. Ho detto no, non, cioè non ne vale, nel senso va bene tutto, è bella, eccetera, però 265 euro è tanto, ragazze. Niente, alla fine avevo rinunciato e meno male, perché ragazze, cioè, ho trovato lei uguale, identica, cioè ovviamente è originalissima, a 118 euro. Ok, sono fortunata. Ok. E basta, ragazze. Questo è stato l'ultimo acquisto che ho fatto, che ci tenevo tantissimo a farvi vedere e spero che piaccia anche a voi. Ok ragazzi, allora il video è terminato, gli acquisti che ho fatto per i saldi sono finiti, spero vi siano piaciuti, spero che il video vi abbia tenuto un po' di compagnia, io vi saluto, come sempre un bacione, ci vediamo nei prossimi video, ciao!